Innanzitutto, devo dire che riguardo un protocollo noi ce l'abbiamo già pronto e dovevamo formalizzarlo in questi giorni, magari alla fine di questo convegno, ma essendoci trovati e discutendone, ne abbiamo discusso lunedì scorso ed è in itinere, nel senso che c'erano delle osservazioni, ma il testo, a dire la verità, ce l'ho qua in cartellina. Quindi, caro Canfori, anche noi stiamo correndo da questo punto di vista. Quindi il documento c'è già e lo stiamo elaborando. Lo stiamo elaborando inizialmente in 6 comuni, che sono i comuni che stanno tentando una forma di aggregazione molto forte: Schio, Sant'Orso, Valli, Torre Belvicino, Monte di Maglio e San Vito, che non vuole essere, come dire, tranquillizzo Beccato, l'assessore Valdagno. Sai che sfondi una porta aperta. Ma noi ci siamo resi conto nei processi di integrazione che il gestire continuamente delle geometrie variabili, nel senso che in certi momenti abbiamo ABS e siamo in 35, in altri momenti siamo in 4 e siamo in 32, in altri momenti abbiamo il trasporto pubblico locale e siamo in 4 e via, non ci permetteva di creare un nucleo forte che partiva. Per cui su questo processo noi ci siamo e ci siamo anche da un punto di vista di sostenibilità, ed è la ragione per cui si parla di Villa Rossi, ma io sento mio anche il Demotec. Perché? E faccio degli esempi, un esempio molto semplice. Uno simpatico: nella zona industriale di Sant'Orso e Schio c'è un capannone che è a metà strada. Un po' su Sant'Orso, metà Sant'Orso, metà Schio. Il risultato qual è stato? Che non pagava l'ICI da una parte anche altra. Relativo al governo del territorio, sulla prima slide si parla di governo del territorio. Il governo del territorio necessita di persone e di spazi. Se sei troppo piccolo, non controlli assolutamente il territorio. Non lo puoi controllare. Gli effetti dell'inceneritore, bene o male, che ne parliamo, ma sono su un territorio e anche la competizione futura sarà per territori. Per cui l'aggregarsi diventa elemento fondamentale, fondamentale. E faccio un esempio semplice. Una delle mie fissazioni, forse è quella di collegare con la pista ciclabile Sant'Orso col campus. No. Questo forse anche perché mio figlio qualche mattina si è dimenticata la cartella a casa. Probabilmente lo faceva in tempo a svegliarsi, invece se va in bicicletta forse è aria fresca, arriva anche a svegliarsi. Ma insomma, se fossimo stati un comune unico, sono convinto che ci sarebbe già la pista ciclabile. Il fatto di essere 2 comuni che hanno relazioni intensissime fa sì che nel momento dell'elaborazione del bilancio di previsione, le priorità magari sono più interne al proprio territorio che non posizionate sull'esterno. Quindi diventa fondamentale la relazione anche su questi temi. Con dei problemi, noi non siamo la Federazione del Campo Sampierese dove c'è uniformità territoriale e uniformità Si demografica. aggrava nel tempo anche lì, eh. Sono partiti in pochi, in quattro, poi sono Sì, arrivati però c'è un contesto diverso, anche perché su certe cose noi siamo già più avanti. Qual è? Noi abbiamo zona di montagna con comuni piccoli e con economie particolari, zona di pianura in cui c'è Schio molto consistente e comunque comuni con dinamicità e contesti diversi. E coniugare queste 2 cose e non perdere la valorizzazione della urbanizzazione diffusa che crea controllo del territorio e senso della comunità. Perché la democrazia si gestisce molto meglio nella comunità piccola, ovviamente, e quindi salvaguardare questo, ma programmare le cose insieme. L'errore sarebbe pensare che il mettersi insieme è solo un risparmio di struttura, no? Il mettersi insieme è progettare il futuro insieme, fare le scelte strategiche insieme, ecco. Finisco con una battuta, me la permettete. Giorgio Calli è anche sindaco di Torre Belvicino, non si è presentato come tale, lo dico perché lui ha un gemello identico. Era proprio Giorgio Calli, che è dirigente dell'Arcoprofil e anche sindaco di Torre. Bene, io chiederei adesso, no, scusate.